Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con una vicenda che vi possiamo davvero garantire è stata dolorosa anche per noi doverla raccontare, ma appunto era un nostro dovere farlo e così abbiamo fatto. Abbiamo raggiunto questa famiglia che era senza corrente dallo scorso, senza corrente e senza gas dallo scorso 28 febbraio, una famiglia della quale fa parte un bimbo di appena 3 anni che si è ammalato, anche oggi aveva la febbre molto alta proprio perché appunto la casa era senza riscaldamenti da oltre una settimana. Vediamo. Ci ha preso male, perché normalmente ci riusciva a pagare quelle bollette che arrivavano, poi quelle un po' più grandi si cerca di farcele rateizzare, si andava abbastanza dignitosamente, però questa bolletta ultima 900 500 tutto insieme, noi siamo sempre regolari, cioè quello che si può si paga veloce, oppure le difficoltà ci sono, però tutto insieme così ci è crollata proprio a terra. È dal 28 febbraio che questa famiglia aretina, 3 adulti e un bambino in tenera età, è senza corrente e senza acqua. Infatti in camera c'ha 3 o 4 coperte pur di tenerlo al caldo. Impossibile sostenere le maxi bollette di Estra anche se rateizzata e così è arrivato il distacco. Cioè ci hanno detto no, finché non pagate tutto noi non ti si riaccende la luce. La prima mail a Estra viene inviata il 1 marzo, poi la famiglia monoreddito si rivolge a Federconsumatori. Nel frattempo il bimbo, con 104, si ammala. Anche oggi la febbre era altissima. Non si può lasciare un bambino di neanche 3 anni al freddo, con le problematiche che ha. È un bambino percettore della 104, quindi con problematiche serie, e non si può lasciare al freddo. Non è possibile che in un paese ricco, un paese avanzato, un paese Arezzo, una provincia come quella di Arezzo, non sono situazioni tollerabili. Dopo la denuncia di Federconsumatori, la vicenda è stata seguita dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti e dal consigliere di Estra Giovanni Grazzini. In serata arriva un generatore. Ora la protezione civile è intervenuta anche tramite il comune di Arezzo, ha portato un generatore. È una soluzione tampone, entrata in funzione pochi minuti fa. Da Estra una nota ufficiale con la quale annuncia che la fornitura è stata riattivata ed è stato chiesto a De Distribuzione di ripristinare il tutto. Noi assolutamente stiamo verificando se ci siano gli estremi per l'interruzione del pubblico servizio. Hanno ricevuto bollette stratosferiche, bolletta bimestrale per 900 euro, un crescendo di costi insostenibili per qualsiasi famiglia, a maggior ragione insostenibili una famiglia che ha queste fragilità, famiglia di lavoratori, di persone che hanno sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni, ma che non ce la fanno più, non ce la fanno assolutamente. E allora, come avete sentito, in serata è appunto arrivata una nota di Estra e anche dell'amministrazione comunale, in particolar modo del vice sindaco Lucia Tanti, che ci confermerebbe che tutto sarebbe stato ripristinato. Siamo però ancora in attesa della conferma ufficiale da parte di E-Distribuzione. C'è da dire una cosa al di là insomma della risoluzione positiva sul momento: la vicenda rimane comunque davvero molto molto grave se si pensa appunto in quali condizioni sia stata messa una famiglia insomma con queste caratteristiche, con un bimbo così piccolo. E adesso siamo alla cronaca, l'esplosione e la fuga con 20.000 euro, assalto nella notte alla sede di Pieve al Toppo di Chianti Banca. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Assalto al bancomat con l'esplosivo nella notte è successo a Pieve al Toppo attorno alle 2.30. I malviventi si sono dati alla fuga con un bottino da circa 20.000 euro. A squarciare il silenzio della notte nella frazione, alle porte di Arezzo è stato un boato. La banda avrebbe raggiunto la filiale di Chianti Banca a piedi e a volto travisato. Avrebbe scavalcato poi la recinzione per entrare infine in azione.
Per far saltare lo sportello automatico, i ladri avrebbero usato un comando a distanza, poi la fuga con le banconote. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Badia Alpino e i colleghi del nucleo investigativo di Arezzo, che hanno dato avvio alle indagini. Sono arrivato stanotte al lavoro come tutte le sere e ho trovato i carabinieri vigilantes e mi hanno detto che hanno fatto saltare la colonnetta del bancomat con del gas, però era circa le 2:30 quando è successo, sono arrivato circa le 3:30, 4 e niente, però non sanno né chi è stato, né come, né perché, niente di particolare. E io ero passato alle 9:30 per recarmi in azienda per togliere un po' di merce per lavorare questa mattina e era tutto tranquillo, tutto qui, niente di... Non c'era niente di particolare, niente di insolito. Molto utili potranno risultare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. In Toscana negli ultimi giorni si va registrando un'autentica escalation di questo tipo di episodi. Solamente nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo sono stati 3 gli assalti esplosivi a sportelli ATM in vari angoli della regione. Un'altra vicenda che ha davvero scosso molto l'opinione pubblica, quella di un ragazzino di appena 14 anni che è morto per, sostiene la famiglia, un ritardo nei soccorsi. Intanto c'è una prima sentenza che appunto condanna l'azienda sanitaria ad un risarcimento danni. Sono due persone che cercavano la verità perché l'avevano promessa al ragazzo, dovevano trovarla. E tutto questo perché serva poi magari nel futuro affinché un errore così non si possa ripetere, insomma, soprattutto per quello. La battaglia legale dei genitori di Andrei era iniziata 8 anni fa. Il giovane aveva solo 14 anni quando un malore lo colse lungo la strada della scuola Castiglion Fiorentino. Era il 27 novembre 2014. Il ragazzo frequentava il liceo scientifico. Accusa un malore addominale, un giramento di testa. Viene subito soccorso da un'amica e poi subito anche dalla custode della scuola, insomma. Capiscono che questo malore dura un po' di più perché passano un po' di minuti, quindi chiamano il 118 e chiamano il padre. Arriva il 118, al momento si accorgono che la pressione sanguigna era comunque molto bassa, il ragazzo era pallido, anche leggermente confuso e quindi ritengono opportuno comunque ricoverarlo. Da qui il trasferimento all'ospedale San Donato di Arezzo. Però viene ricoverato in codice giallo perché si pensa che non abbia tutta questa urgenza particolare, quindi con una, diciamo, un'aspettativa di attendere, di capire l'evolversi. Il ragazzo stava peggiorando di minuto per minuto, in più la pressione arteriosa naturalmente stava diminuendo in modo vertiginoso. Comincia a perdere i sensi, il padre naturalmente si arrabbia, a quel punto viene richiamata l'attenzione di tutto il personale lì presente e viene finalmente sottoposto a delle indagini un po' più idonee, che in realtà è un semplice RX addominale. Emerge un'emorragia in corso perché il ragazzo ha una disserzione aortica, una patologia rara, però possibile in qualsiasi fascia di età. Ma ormai era troppo tardi, vano il trasferimento in volo al Policlinico Fiorentino di Careggi, dove la sala operatoria era già pronta. Da lì non ci sarà più il risveglio del ragazzo perché poi ci saranno 10 giorni di terapia intensiva e verrà a mancare il 27 di novembre. Gli avvocati Umberto Cocci e Gabriella Paoloni hanno così portato in giudizio l'azienda sanitaria. Parliamo di un modesto ritardo diagnostico, ma sicuramente risolutivo per una questione del genere. Per questo ritardo adesso l'ASL Toscana Sud-Est è stata condannata ad un risarcimento di 390.000 euro decretati dal giudice del Tribunale di Arezzo Lucia Faltoni. La sentenza afferma che a causa di una serie di errori le chance di salvezza del ragazzo furono azzerate. Difficile capire la sua aspettativa di vita, la sua qualità di vita, ma si poteva salvare. Perlomeno avrebbe avuto delle chance. Sono 2 le persone beccate alla guida in stato di ebbrezza alcolica durante i controlli nel fine settimana portati avanti dai carabinieri nel territorio aretino. Un'altra segnalazione poi scattata per un giovane di 20 anni trovato in possesso con 1,5 grammi di hashish per uso personale.
Torniamo adesso invece sulla vicenda del cittadino tedesco che risiede a Bivignano e che ormai da settimane risulta scomparso, esattamente dal 16 febbraio, quindi quasi un mese. Le ricerche si sono concentrate nell'area tra Palazzo del Pero e Le Ville, dove appunto l'uomo, esattamente a Bivignano, aveva scelto di risiedere, peraltro da solo, ormai da tempo. Da domani le operazioni di ricerca vedranno impegnate per la seconda volta, la prima volta erano le unità cinofile della Guardia di Finanza, appunto le speciali unità cinofile, in questo caso dell'Arma dei Carabinieri, che giungeranno ad Arezzo da Bologna. Cani addestrati che aiuteranno a passare al setaccio, una zona particolarmente impervia, partendo proprio dalla casa di Klaus, appunto a Bivignano, dove l'uomo risiedeva. E adesso parliamo invece del comitato che si è costituito per risolvere la problematica dei cattivi odori in alcune zone della città di Arezzo e non solo. C'è una prima novità, una ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli. Prima ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per arginare il problema dei cattivi odori che dalla scorsa estate sono segnalati dai cittadini che abitano nella zona di Arezzo tra San Zeno, Chiani, Le Poggiola e dintorni. È datata 24 febbraio e fa seguito ad un intervento di ARPAT e ASL. Nell'ordinanza si fa infatti riferimento ai controlli effettuati dall'ARPAT nella zona di San Zeno nei giorni precedenti e ad una ditta che sta procedendo allo spandimento di ammendante compostato misto sui propri terreni adiacenti all'impianto per la sistemazione di alcune aree verdi per la realizzazione di un prato e un lavandeto. Tale attività, precisa ARPAT, è da mettere in relazione con le segnalazioni di cattivi odori pervenute dai cittadini nei giorni precedenti e fino al giorno stesso dei controlli. In un'altra lettera ricevuta dal comune è la ASL ad informare di come sono andati i controlli portati avanti dall'igiene pubblica. La ASL ha rilevato presenza di forti odori nei pressi dell'impianto, odori che l'azienda sanitaria definisce un pericolo per la salute, incidendo sulla sfera del benessere psichico. Ghinelli nell'ordinanza chiede alla società in questione di provvedere immediatamente all'interramento dell'ammendante. Il 24 febbraio era stata una giornata intensa per i cittadini che abitano nelle zone interessate dal cattivo odore, fanno sapere i membri del comitato, che si dichiarano soddisfatti per come le istituzioni e gli organi di controllo stanno affrontando la problematica. Sono grandi passi avanti, scrivono, speriamo verso la risoluzione. Il corpo di un lupo o di un ibrido è stato ritrovato ieri lungo la strada regionale 71, poco dopo la frazione di Policiano. Siamo dunque alle porte di Arezzo. Con ogni probabilità l'animale è morto dopo essere stato investito da un'automobile. Le immagini del ritrovamento sono poi state pubblicate sui social, dove è stato anche lanciato un appello affinché il responsabile di questo investimento decida di farsi avanti e presentarsi alle forze dell'ordine. Parliamo adesso invece della stazione media Etruria. Come sappiamo c'è una discussione in atto importante, soprattutto tra le regioni appunto della Toscana e dell'Umbria, su dove dovrebbe sorgere, quindi sul tracciato di questa stazione. Noi abbiamo incontrato recentemente anche la presidente della regione Umbria e non solo, che ci ha detto la sua posizione. Sentiamo. Ecco, sulla stazione media Etruria, queste due regioni, secondo lei, presidente, riusciranno, ecco, a portare avanti questo progetto importante? Ma io penso proprio di sì e lo spero, perché nell'interesse, diciamo, di entrambe le regioni, ma un po' anche delle regioni del centro Italia. E quindi nell'incontro che ho avuto questa settimana con il ministro Salvini abbiamo riposto il tema e l'urgenza per una regione come la nostra, che purtroppo non ha l'alta velocità. E siccome questo percorso era stato già costruito, ci sarà un tavolo tecnico proprio per accelerare e individuare appunto sia il collocamento sia come andrà realizzata questa stazione della Media Etruria. Ci sono tavoli nazionali e interregionali che conduce la Presidente Tesei insieme al nostro Assessore Enrico Melasecche. Noi tifiamo per quest'opera, purtroppo l'alta velocità non passa nella regione Umbria, quindi cerchiamo di poter usufruire di questa struttura che passa in Toscana, in un luogo che metta
a questa struttura a servizio anche dei cittadini umbri. Ora ci sono dinamiche sul luogo, ma noi comunque l'opera la vogliamo, quindi dare una possibilità che una gran parte dell'Umbria possa accedere a questa struttura è significativo per il turismo di queste due regioni e di questi comprensori. Quindi siamo fiduciosi del lavoro che sta portando avanti il sindaco di Arezzo, il dottor Ghinelli, e tutti i sindaci del territorio insieme ai consiglieri regionali. C'è un po' di tifoseria, sicuramente sì, quella è il bello delle nostre comunità, ti tira un po' di là, tira un po' di sotto. Io da Alta Valle del Tevere dico più è vicino a Città di Castello e più sono felice, però dopodiché questo è un tifo, ci piace comunque che l'opera venga fatta, venga messa a cantiere, perché io da consigliere regionale a suo tempo sono 8 anni ormai che se ne parla, quindi è ora di dare una svolta e non saranno 10 chilometri più a nord a sud a non fare bene ai cittadini dell'Umbria e della Toscana. Quindi avanti con coraggio. Parliamo adesso di Carnevale, perché proprio ieri, 5 marzo, si è conclusa l'edizione 2023 del Carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana. Con la tradizionale cerimonia della cremazione del re Giocondo si è dunque detto la parola fine a questa 484esima edizione, che ha visto trionfare il cantiere Bombolo, che si è aggiudicato la vittoria con 20 punti, tra l'altro una vittoria che fa segnare al cantiere Bombolo il bis, aveva appunto vinto anche l'anno scorso, mentre la mascherata del cantiere Rustici ha prevalso sugli avversari con 15 punti. I complimenti sono comunque andati a tutti i cantieristi che in questi lunghi mesi hanno creato delle vere e proprie opere d'arte, all'organizzazione e ovviamente a tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa straordinaria manifestazione. Ci spostiamo e torniamo anzi di nuovo ad Arezzo per parlare invece della prima festa dei bambini che si è tenuta ieri all'Arezzo Fiere e Congressi. Se pensiamo che il mercatino è iniziato con i bambini, diciamo che questa può essere l'evoluzione nel senso di dare un obiettivo per quello che riguarda la prevenzione in particolare, perché oggi appunto vediamo che ci sono adolescenti che fumano, adolescenti che bevono e non dovrebbero bere, adolescenti già obesi, perciò mi sembra anche logico che il CACIT faccia da stimolo alle istituzioni ovviamente, ma poi un po' a tutti, in modo che si prenda in modo serio questo argomento che, diciamo, nel tempo può diventare veramente una piaga per la nostra comunità. Oggi è una giornata che si dedica ai più piccoli, insomma si inizia da loro per insegnare i corretti stili di vita, ma poi anche tante informazioni che invece sono dedicate ai più grandi proprio per la cura dei bambini. Sì, le parole chiave sono sport, divertimento e soprattutto prevenzione. Infatti noi abbiamo unito queste tre macro aree per cercare di fare dei laboratori didattici in modo tale da poter istruire quello che sarà il futuro di questa comunità retina, che sono i bambini per l'appunto, attraverso il sorriso, attraverso dei giochi, insegnargli sicuramente delle attività che possono servire anche per la lotta contro il bullismo, per i diritti del minore, per la disostruzione delle vie aeree, proprio per l'appunto questo che è un ambito sanitario che è di mio interesse, andremo proprio ad insegnare ai genitori delle tecniche per aiutarli nel momento più difficile. Finché il bambino tossisce, quindi è reattivo, non fate nessuna manovra, è importantissimo. Quando il bambino istintivamente si mette le mani a gola, interveniamo. Prima cosa, 5 colpe interscapolari, ok? Non abbiate paura, devono essere abbastanza decise, non sono efficaci. Mano a pugno chiusa sotto, diciamo, la bocca dello stomaco, l'altra qua. Manovra di Heimlich, 1, 2, 3, 4, 5. Il corpo viene fuori, abbiamo salvato la vita al nostro figlio. Secondo voi quante persone sono ancora da informare su queste manovre base che magari in altri paesi, non l'Italia, sono alla portata di tutti, forse da noi un po' meno? Sì, io mi sono fatto un po' promotore di questa iniziativa che è stata tra l'altro accolta dal Comune di Arezzo, dal Comune di Castiglione Fiorentino, dove abbiamo insegnato proprio all'interno di tutti gli asili comunali le tecniche di sostruzione alle maestre, perché sicuramente nel periodo di svezzamento dai 0 a 6 anni per l'appunto è maggior rischio di ostruzione di vie aeree, e questo è sicuramente un motivo in più per andare sempre di più a creare informazione e formazione. Abbiamo fatto un progetto anche con gli chef, con i sommelier, quindi abbiamo creato dei forum
format che possono essere utili nel momento in cui c'è bisogno di divertirsi, di stare in famiglia, di stare in un momento anche educativo come quello della scuola, ma in un luogo sicuro. Quindi noi ci siamo sensibili a questo problema, ma sicuramente sarà tanta formazione da fare ancora. E siamo allo sport, iniziamo con l'Arezzo che ha vinto contro il Città di Castello dell'ex presidente Piero Mancini. Partita difficile, come sapevamo, partita difficile, loro tutti dietro la palla, non era facile sbloccarla. L'abbiamo sbloccata e poi abbiamo iniziato bene anche il secondo tempo, potevamo raddoppiare, non ci siamo riusciti e poi siamo prese paura. Ci siamo prese paura abbassandoci più di dovuto, rischiando credo il minimo indispensabile e potendo fare sempre il secondo, però ci siamo abbassati troppo. L'importanza del risultato ci ha fatto abbassare in una maniera incredibile. E i cartellini sono sempre importanti, come la sostituzione di Damiani nell'intervallo, anche quella è stata dettata dal cartellino preso, perché il rischio di rimanere in 10 e poi fai il cambio con uno di pari valore. E la formazione iniziale, oltre il discorso di fide, anche per un ricambio, perché abbiamo enorme fiducia in tutti gli elementi della rosa e credo che quelli che sono andati l'abbiano dimostrato. Le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile invece, dopo diverse sconfitte, portano a casa un punto perché Arezzo Cesena finisce 2-2. Dopo 4 sconfitte consecutive, l'Arezzo Calcio Femminile interrompe la serie negativa pareggiando 2-2 in casa del Cesena. L'avvio è difficoltoso per le Amaranto, al settimo vanno subito sotto con un gol di Cucciniello che su posizione sulla tre quarti dalla destra in mezzo all'aria sacca più in alto di tutte e batte di testa Nardo. Le Amaranto rischiano poi di incassare la seconda rete al 14° sul tiro da fuori di Macca ribattuto dalla traversa. Al 17° un episodio rimette in partita le ragazze di Testini, Frigotto a terra, in aria Cagnina, l'arbitro indica il dischetto dagli 11 metri, non sbaglia Panayotu. Al 39° prosegue la rimonta Amaranto grazie ad un assolo di Cagnina. Nell'immediato rientro dall'intervallo il Cesena ristabilisce la parità con Secchi che anticipa tutte di testa, batte Nardi sul primo palo. Il match scorre con occasioni da ambo le parti. La più ghiotta in pieno recupero quando Cortese a due passi da Frigotto calcia addosso all'estremo difensore cesenate. Il match comunque si conclude sul 2-2. Un buon punto per l'Arezzo Calcio Femminile che comunque resta a ridosso della zona retrocessione. Ed infine parliamo di basket. L'Amen Scuola Basket invece purtroppo ha perso, tra l'altro di un solo punto, contro l'Alto Pascio. Un passo falso pesante per l'Ame Scuola Basket Arezzo sul campo del Bama Alto Pascio, arrivato al termine di 40 minuti dove gli Amaranto hanno indossato i panni del Dottor Jackie e Mr. Hyde. Inizio tutto in discesa per l'Ame, che mette a referto 7 triple nei primi 10 minuti di gioco portandosi avanti di 16 lunghezze a fine quarto. Alto Pascio prova a ricucire, ma nonostante le percentuali realizzative della sbassi a bassi, i ragazzi di Coach Evangelisti mantengono il controllo della partita prima di andare al riposo in vantaggio per 53-35. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen continua la strada intrapresa nella prima parte di gioco, tanto che gli Amaranto toccano anche più 25. Quando la partita sembra indirizzata, la squadra di casa comincia punto punto a rifarsi sotto. Alto Pascio accorcia a meno 15 alla terza sirena. L'ultimo quarto però è da incubo per i colori Amaranto. L'Amen si blocca completamente sbagliando molte conclusioni aperte e tantissimi tiri liberi. Salazar e Lorenzi segnano con continuità portando a meno 2 Alto Pascio prima di una penetrazione di Rossi che sblocca l'attacco aretino. Poi è Mencherini a segnare mettendo pressione ad Arezzo. Il Bama è costretto a un fallo sistemico e manda in lunetta a Vaselovinovic che con 6 secondi da giocare sbaglia entrambe le conclusioni. Il primo però a catturare il rimbalzo è Fornara, fermato immediatamente con un fallo, ma anche il numero 4 sbaglia entrambe le conclusioni. Sul rimbalzo la palla arriva a Lorenzi che appena superata la metà campo scaglia il tiro che si insacca nella retina condannando alla sconfitta 80-79 l'Amen nell'unico vantaggio dei locali di tutta la gara. Una severa lezione per la SBA che deve fare tesoro di quanto accaduto.
Sabato al Palasport Extra arriverà un lanciatissimo Lucca che ha una serie positiva di 5 successi, compreso quello con la capolista Prato nell'ultimo turno. E allora tutta la partita dell'Ames Scuola Basket Arezzo, come sempre, la potrete rivedere su Arezzo TV ogni martedì alle 21, come sempre nella nostra consueta puntata di appunto Basket Zone. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.